Ragazzi, scusate la mia voce, ma veramente non respiro molto bene in questo periodo. Sono appena raggiunto la mia, appunto, località dove starò in quarantena. Ho preso il Covid dal lavoro, c'è stato un cluster, quindi sono risultata positiva al Covid settimana scorsa e la città di Tokyo offre delle strutture gratuite in hotel dove mi hanno portato oggi, dove starò fino alla fine della mia quarantena. E in hotel mi daranno 3 pasti al giorno, tutto incluso, ragazzi, quindi vi faccio vedere la mia stanza. Sono contentissima di avere la vasca da bagno, ragazzi, sarà una cosa che farò tutte le sere, fare la vasca da bagno, fare il bagno nella vasca, né? Ciao ragazzi, sto veramente abbastanza male, ho poca voce oggi. Ora vi faccio vedere la parte migliore della mia settimana in hotel, ragazzi, pronti? Fortunatissima perché sono appunto lì davanti c'erano difatti delle finestre che davano proprio su. Quando sono arrivata ho visto l'hotel, ho visto che c'erano delle finestre che davano su questa parte, e invece ci sono delle altre finestre che danno su degli altri edifici dove non hanno appunto tanta vista. Ah, guardate, questa è la Yamanote Line. La stazione di Otsuka è proprio qua vicino della Yamanote Line. Come vedete, questo è il treno Yamanote, che è la linea circolare intorno. E quando sono arrivata ho visto la tenda era chiusa, ho detto ok, sarò fortunata o no? E quando ho aperto la tenda mi godrò questa vista, ragazzi, per una settimana. E questa è la cosa migliore che potrebbe succedermi, ragazzi. Sono in Giappone da 7 mesi, di cui un mese l'ho passato in quarantena, 2 settimane in quarantena quando sono arrivata, 2 settimane adesso, quindi fanno un mese in quarantena, ragazzi, dei miei 7 mesi appunto qui a Tokyo. Domani sono esattamente, tra l'altro, 7 mesi che sono arrivata, perché sono arrivata l'11 di gennaio e domani sarà l'11, ragazzi, quindi sono contentissima della mia vista. È un hotel magnifico, completamente nuovo, l'avranno di sicuro costruito per le Olimpiadi, ragazzi, quindi sarà un soggiorno molto molto interessante. TV, internet, possiamo guardare tutto gratuitamente, 3 pasti al giorno completamente gratuiti, il letto è abbastanza grande per me, è morbido, e niente, la vasca da bagno, tutto nuovo. Vi piace la carta da parati? A me piace tantissimo. Continuiamo a scoprire la mia stanza, ragazzi, dove starò per i prossimi 7 giorni completamente gratuitamente, ok? Pago l'assicurazione sanitaria nazionale, grazie assicurazione sanitaria nazionale giapponese che mi ha permesso appunto di venire qua. Nella mia guest house sarebbe stato abbastanza difficile perché non potevo utilizzare la cucina e anche era un problema andare in bagno, mentre qua avrò completamente la mia privacy, ragazzi, in più questa vista magnifica, ok? E in più il cibo gratuito, che invece a casa dovevo per forza sempre chiedere a qualcuno di andarmi a comprare le cose e non potevo cucinare. Quindi, come sempre, questa è una catena d'hotel. Ci sono stata una sola volta in Giappone e di solito costano parecchio prima del Covid. Una stanza in questo hotel all'incirca costa 100 dollari a notte. Penso che dipenda un po' dalla zona in cui sono, però costa secondo me tra i 70 e i 150 dollari a notte, anche di più, dipende dal tipo di stanza. Questa stanza è molto molto piccola, quindi decisamente è la stanza, una delle stanze più economiche che potete prendere in questo hotel. Vi faccio vedere all'entrata, abbiamo appunto la schedina magnetica, ragazzi. Quindi, come vedete, tutto nuovissimo, guardate questa moquette, è bellissima, mi piace un sacco, ragazzi.
Abbiamo gli omini che non mi serveranno, c'è lo specchio, ci hanno dato appunto le ciabattine che posso usare e delle altre ciabattine riutilizzabili. Volevo farvi vedere, c'ho il cuscino giapponese, questo è un cuscino un po' particolare, è molto molto duro e mi troverò malissimo credo con questo, ma me lo farò andare bene. Faccio ragazzi vedere il cuscino ora ragazzi com'è. È molto molto piatto, ma una cosa interessante, in Giappone hanno questo strano modo che l'ho visto ancora, a volte lo mettono anche sotto nei letti, ed è una rete con all'interno un'altra rete di plastica ragazzi, che è molto molto fastidiosa. In Giappone potrebbe succedervi di trovare una cosa del genere e potete trovarla come copertura del letto, quindi tra il materasso e le lenzuola, o come in questo caso mi sono ritrovata il cuscino appunto. Quindi questo cuscino non è tra i più simpatici che posso avere, è di quei cuscini appunto quadrati che ti fanno appunto tenere un po', vedete, il collo, e qua hanno appunto la zona dove tu ti puoi appoggiare la testa, quindi non è proprio piatto alle gobbe. Abbiamo la scrivania dove ho portato con me delle cose da fare. Scrivania, sedia, ho appena acceso il frigorifero, vi faccio vedere una cosa molto interessante, c'è appunto acceso e spento da lì, quindi potete accenderlo. Al momento mi hanno dato solo del tè qua ragazzi, ma mi hanno detto che poi giù alle 6 ci sarà la cena, quindi posso prendere tè, caffè e sarà tutto al primo piano. So, nel cassetto invece ho dei fazzoletti extra per riempire il box che è qui vicino al letto con la mia sveglia, eccola qua, e il l'asciugacapelli. So, fortunatamente ho anche il bollitore dell'acqua, ma io mi sono portata del caffè di scorta con me in caso mi servisse, appunto mi serva più caffè o non ci fosse caffè. In caso il caffè per me sapete che è la cosa più importante di tutti. So, quando sono arrivata ho preso questa envelope che vi farò vedere appunto in un altro video con dentro le cose e vi dirò appunto cosa faccio. Ci sono appunto le infermiere che ci controllano tutti i giorni, dobbiamo controllare tutto e vi faccio vedere altre cose ragazzi della stanza. Quando sono entrata faceva molto caldo, so, questo è il controllo dell'aria condizionata, l'accesa è spenta. Come vedete ci sono tutte le luci che posso controllare, adesso le spengo tutte, anche il bagno, e le riaccendo. Ah, questa cosa interessante è per controllare appunto il letto, quanto lo volete forte. Ed ecco qua, e c'è il USB e queste sono appunto le prese giapponesi che sono quelle con le lamette piatte. La prima volta che la vedo in un hotel, questa è una lampada d'emergenza ragazzi, in caso succeda qualcosa c'è questa lampada d'emergenza vicino appunto al letto, che è una cosa che non avevo mai visto prima d'ora ragazzi. Ma adesso andiamo a esplorare il bagno. Questa cosa è veramente molto giapponese, avere questo gradino gigante per il bagno, e c'è in maggior parte degli hotel che andrete ragazzi troverete appunto che il bagno è molto più rialzato rispetto alla camera. Non chiedetemi perché, io credo che sia perché lo fanno come un'unità unica di appunto plastica e quindi viene inserita l'unità all'interno e poi vengono messe le piastrelle sopra l'unità di plastica, perché guardate il soffitto. Questo è proprio uno dei tipici soffitti giapponesi, quindi questo è come si presenta un bagno. Anche le mie docce sono fatte così, sono un'unità di plastica gigante. Nelle case giapponesi sono quasi sempre così, con la ventola. Questa è la vasca. Abbiamo appunto il washlet, ragazzi. Quindi posso comandare qua il washlet. È un washlet molto molto semplice, ma logicamente essendo in Giappone c'è. E questo piccolo lavandino così rotondo. Questo è proprio un bagno tipico ragazzi giapponese che potrete trovare in qualsiasi guest house o casa poco costosa con il bagno dentro, è proprio fatto così,
quadratino con quel lavandino, la vasca così e il water qua. Quindi questo è molto molto giapponese. Come vedete, tutto completamente nuovo. Secondo me non è mai stato utilizzato questo hotel. Mi hanno dato logicamente shampoo, balsamo e body wash. E questa cosa sarà bellissima. Ok. Ok, andiamo alla scoperta del rubinetto giapponese, ragazzi, che se non l'avete mai visto potrebbe essere un po' complicato. Prima di tutto, questo è la temperatura hot and cold. So, come vedete, questo vuol dire che la temperatura è veramente a 40 gradi, ragazzi, e quando andate verso il cold diventa appunto blu. Ma se la volete più calda di 40, si ferma a 40. Potete schiacciare il bottoncino e andare più alto, pensate un po', e poi tornate indietro. E vedete, si blocca, quindi sopra i 40 gradi non potete andare, dovete appunto sbloccarlo. Sistema di sicurezza per i bambini, ragazzi, molto molto interessante. So, quindi questo vi regola la temperatura. Cosa fare? So, questo regola solo e apre solo la doccia. Vi faccio vedere. Ok, so, se invece voglio usare questo rubinetto devo utilizzare questo. Questo kanji vuol dire stop, appunto, che non funziona, come vedete. Ed ecco qua appunto il rubinetto. La temperatura è la stessa per la doccia e il rubinetto, quindi si regola solamente appunto da questa parte. Tra le cose più carine, ragazzi, questa piccola gru di carta appunto per la guarigione. Guardate che carino questo gru origami che mi hanno lasciato. E anche, tra l'altro, quella difficile da fare. Sapete fare questo origami, ragazzi? Sono al 17° piano, quindi questa è la mia stanza al 17° piano, che è il nostro in realtà 16° piano. Perché? Perché in Giappone non esiste il piano terra, quindi il pian terreno è il piano numero 1, quindi io sono al piano 17 per il Giappone, che è per noi è il nostro piano numero 16 in Italia, perché noi abbiamo ground floor e poi primo piano fino ad arrivare al mio piano, che in questo momento appunto è il diciassettesimo qui in Giappone. La finestra non si può aprire, è solo in caso d'emergenza, ok ragazzi, quindi dovete appunto aprirla, sganciarla ed aprirla qua, perché me lo aspettavo che non avrei potuto aprire la finestra nel mio hotel, perché logicamente siamo troppo alti, ragazzi, essendo il 17° piano o 16° come ho detto prima. Per motivi di sicurezza questi tipi di hotel appunto non hanno le finestre che si aprono, perché anche solo se ti cade una monetina dal 17° piano e va in testa a qualcuno, fa decisamente molto molto male, ragazzi. Ragazzi, tra un'ora sarà il tramonto, guardate difatti com'è cambiato il colore. Lasciatemi commenti e like, condividete i miei video, ci vediamo alla prossima dalla mia quarantena appunto durante il mio Covid qui a Tokyo. Alla prossima, caffè e cappuccini, ciao ciao!